Eccoci qua, si comincia. Cominciamo con il teorema di Pitagora. Il teorema di Pitagora è una cosa talmente basilare per tutto quello che vediamo intorno a noi che potremmo scriverlo in un'unica parola. Il teorema di Pitagora sta alla base di tutte le cose. Tutte le cose, pensate a qualsiasi cosa, questo tavolino, la casa dove stiamo in questo momento. E gli indumenti che abbiamo addosso, e una penna, un'altalena, un pallone, tutto parte dal teorema di Pitagora. Che cos'è il teorema di Pitagora? Pitagora innanzitutto è una persona esistita tanti anni fa, vi lascio il link di Wikipedia per andarvi a studiare la vita e la storia di Pitagora. Pitagora è stato veramente il precursore di ogni cosa. Qualsiasi cosa che abbiamo intorno a noi deriva in qualche modo dal teorema di Pitagora. Grazie al teorema di Pitagora noi possiamo vivere in questo mondo, con questa civiltà, e tutto quello che abbiamo intorno a noi è stato pensato, costruito ed elaborato attraverso il principio del suo teorema. Andiamo subito a vedere come è fatto il teorema di Pitagora. Di che cosa si tratta? Avevamo detto che servivano un cartoncino e una forbice. E con questo cartoncino e questa forbice potremmo creare subito le nostre figure base. Dobbiamo realizzare due rettangoli. Quindi andremo a tagliare velocemente, senza troppa precisione. Due rettangoli esattamente identici. Ecco, prendiamo per esempio questo. Guardate la perfezione. Sono perfettamente identici, sono due perfetti rettangoli, sono molto molto belli. Poi prendiamo la diagonale principale, per prendere la diagonale principale faremo una pieghetta, questi stratagemmi, e andiamo a tagliare sulla pieghetta. Stessa cosa da quest'altra parte. Ecco, facendo la diagonale in questo modo siamo sicuri di aver realizzato due triangoli perfettamente uguali. Allora, ora componiamo questa figura qua. Che cosa abbiamo realizzato? Abbiamo realizzato una figura chiave dell'esistenza umana. Che lo vogliate o no, tutto parte da questa figura, da questa intuizione di Pitagora. Guardate, questo è il nostro quadrato da cui parte tutto. Da questo quadrato partono tutte le cose. Guardate che bello. Allora, se noi prendiamo questo triangolino e chiamiamo A, B e C, i suoi lati. Ok? Teniamo in mente questo triangolino. Potremmo tranquillamente costruendo questa figura, dire che questo lato lo proiettiamo verso il basso, A, B,
e lo proiettiamo a sinistra, A. Lo proiettiamo anche di qua se vogliamo, A. E anche qua sopra se vogliamo, A. Dopodiché abbiamo il lato B, lo possiamo proiettare qui, di qua, qui sotto e qui sopra. Che cosa abbiamo costruito? Abbiamo costruito un quadrato di lato A più B. A più B. A più B. A più B. Come possiamo esprimere l'area di questo quadrato? Area A uguale A più B al quadrato. Questa è l'area del quadrato grande. Ora analizziamo questi due quadrati vuoti. Questi due quadrati vuoti abbiamo A1 e A2. L'area del quadrato A1 è un quadrato perché è di lato A, 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 mentre questo quadrato A2 è di lato B, 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 B. Abbiamo A1 uguale A al quadrato, A2 uguale A B al quadrato. È il quadrato costruito su B. Che cosa succede? Che se io prendo la mia figura originaria e sposto i triangoli in quest'altra maniera, vedete? Ottengo un altro quadrato costruito sulle ipotenuse. Sulle ipotenuse. Sulle ipotenuse, quindi questo quadrato avrà lato C, C, C e C. E la sua area sarà l'area A3. Vedete? Questo è il quadrato di area A3. Potremmo dire che A3 è uguale a C al quadrato. L'area complessiva è l'area del quadrato di lato A più B. A, area complessiva. L'area complessiva è l'area composta dall'area dei quattro triangoli 1, 2, 3 e 4 più l'area A1 e più l'area A2. Oppure, in altri termini, l'area dei quattro triangoli più l'area A3. Benissimo. La formuletta dice che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale alla area del costruita sull'ipotenusa. Questa definizione è terribile, ma di fatto quello che è. Magicamente abbiamo anche questa area di un binomio. Andiamo a espandere l'equazione del binomio. Sappiamo benissimo che il quadrato di un binomio è dato da A al quadrato più B al quadrato più 2AB. AB che cos'è? AB non è altro che l'area del rettangolo AB costruito da una coppia di triangoli. 2 significa che ne abbiamo 2, quindi tutto torna anche algebricamente, matematicamente. Per cui abbiamo visto che anche analiticamente il teorema di Pitagora non fa una piega. Cosa succede se noi abbiamo un triangolo qualsiasi, detto così un triangolo scaleno con i lati
e gli angoli diversi tra loro e senza nessuna relazione particolare. Noi possiamo sempre, da un triangolo qualsiasi scaleno, o isoscele, o equilatero, da un qualsiasi triangolo, noi possiamo sempre ricavare la sua altezza, una qualunque delle tre altezze. Chiamiamo i lati A, B e C. Possiamo ricavare in ogni momento una altezza. L'altezza H ha la proprietà di essere perpendicolare sia di qua che di là al segmento, al lato che interseca. Che cosa succede? Abbiamo realizzato due bei triangoli. Il triangolo, chiamiamo i punti A, B e C e H, questo punto qua, abbiamo realizzato il triangolo A, C, H e il triangolo B, C, H. Allora, secondo il teorema di Pitagora abbiamo che chiamiamo questo lato, questo piccolo cateto da, diciamo, AH, lo chiamiamo A1 e chiamiamo il cateto di quest'altro triangolo BH, lo chiamiamo A2. Secondo il teorema di Pitagora abbiamo che A1 al quadrato più H al quadrato è uguale a B al quadrato, quindi il quadrato costruito su questo cateto più il quadrato costruito su questo cateto è uguale come area al quadrato costruito su questo cateto, sull'ipotenusa. Sull'altro triangolo abbiamo che A2 al quadrato più H al quadrato è uguale a C al quadrato, cioè il quadrato costruito su questo cateto più il quadrato costruito su quest'altro cateto mi danno l'area del quadrato costruito sulla ipotenusa C. Mettiamo a sistema queste due equazioni. Facciamo questa equazione sottratta a quest'altra. Che cosa otteniamo? A1 al quadrato meno A2 al quadrato, H al quadrato meno H al quadrato sparisce, è uguale a B al quadrato meno C al quadrato, in maniera abbastanza approssimativa. Questo quadrato qui, questo quadrato qua, questo quadratino qui e questo quadrato qua. Chiamiamoli A1, A2, C e B. Possiamo dire che A2, prendiamo quello più grosso, meno A1, cioè l'area di A2 meno l'area di A1, ci dà l'area di C meno l'area di B. Ecco, non so se eravate familiari con questa equazione, chissà se un giorno vi potrà tornare utile. Con questo è tutto. Vi lascio in descrizione il link Wikipedia per poter approfondire ulteriormente l'argomento. Nella prossima lezione parleremo di un gioco, il Double. Procuratevi questo gioco, è un gioco di carte. Ovviamente non vi insegnerò a giocare a Double, vedremo una cosa particolare, vedremo come è stato concepito questo gioco. È una cosa molto particolare che mi ha affascinato e lo vedremo nel prossimo video. Quindi procuratevi una confezione gioco di Double, vi posso lasciare il link in descrizione su come poterlo acquistare online. E arrivederci alla prossima puntata con il gioco del Double.